In arrivo a San Nazaro le bollette del gas del mese di dicembre saranno più care rispetto a novembre perché allora si era beneficiato di uno sconto di 15 centesimi al metro cubo ottenuto dal comune nelle trattative con Eni. È bene ricordare che a San Nazaro non vige il mercato libero del gas, l'energia arriva dalla vicina raffineria tramite prodotti da lavorazione. Eni vende il gas al comune, il quale a sua volta lo rivende ai cittadini. Sebbene più conveniente rispetto alle modalità tradizionali, anche questo sistema ha risentito del caro energia. A dicembre, come detto, non è stato confermato lo sconto e quindi c'è stato un rialzo, ma la buona notizia è che per gennaio e febbraio il prezzo dovrebbe scendere. Per dicembre non siamo riusciti perché non c'erano le condizioni per ripetere questo sconto, ma con il mese di gennaio stiamo già lavorando per poter inserire un ulteriore sconto sia per gennaio che per febbraio e marzo, che sono i mesi più pesanti per quanto riguarda il consumo di gas. E stiamo lavorando appunto per poter almeno o ripetere o comunque anche aumentare, speriamo, lo sconto che siamo riusciti a fare a novembre. Nel pomeriggio di giovedì il Comune ha firmato un accordo con Asso Lombarda. L'obiettivo è di attirare nuove imprese per diversificare l'economia del territorio completamente incentrata sulla galassia Eni e relativo indotto. La collaborazione sul modello del progetto in corso a Vigevano porterà anche a consulenze per la realizzazione di una comunità energetica per distribuire corrente elettrica alla cittadinanza. In questo senso San Nazaro potrebbe partire dall'impianto fotovoltaico installato al palazzetto dello sport. Tornando alle bollette del gas, il Comune ha stanziato 150.000 euro per erogare bonus tra i 250 e i 500 euro alle famiglie in difficoltà. Si potrà fare una domanda fino al 20 febbraio. Per i cittadini che hanno un ISE fino a 25.000 euro, quindi un ISE molto superiore a quello che è normalmente l'ISE che viene utilizzato per i bonus, proprio perché abbiamo voluto allargare il più possibile la fascia dei nostri contribuenti e dare una mano il più possibile anche al ceto medio che oggi è in grave difficoltà.